Togliti. Insomma, ti si inizia combattenti, guarda gli striscioni. Ma niente, si inizia con delle cose per la congestione annullata, allora ci prendiamo l'intervallo, guarda gli striscioni. Sta facendo traffico. Sta facendo traffico. Oggi si inizia da oggi l'intervallo. Il tema del gioco sono le tre scimmiette che da non vedo, non sento e non parlo sono state modificate in vedo, sento e parlo. Questo perché si è voluto dare agli studenti la possibilità di cambiare e far capire che la scuola è composta da ragazze e ragazze e che anche loro vogliono essere considerati. Il pretesto della protesta pacifica è stata la negazione della cogestione, ma erano comprese altre problematiche. Così, il 21 marzo, un gruppo di ragazzi si è presentato all'entrata della scuola con il megafono, i volantini e uno striscione, con il logo delle tre giornate, per spiegare a tutti gli studenti quello che avrebbe avuto inizio i giorni seguenti. Parlo le tre scimmiette, non vogliamo restare indifferenti a tutto quello che sta succedendo, quindi ci vogliamo far sentire, insomma. Allora, il significato di questa giornata... Così il 22 è iniziato il primo gioco, dove il tema era facciamoci sentire. Ogni studente è stato equipaggiato con un palloncino e un pennarello, sul quale veniva scritto ciò che dalla scuola andava o non andava bene, e tutti insieme sono stati scoppiati. Il 23, sempre all'intervallo, gli studenti hanno preso parte al secondo gioco, dove il tema era facciamoci vedere. Il compito era formare una catena umana e in seguito un cerchio, al centro del quale alcuni ragazzi hanno spiegato ancora una volta i motivi di questa protesta pacifica.